Salve! La notizia della morte di Bin Laden ha colto impreparato il mondo intero e anche le menti dei complottisti che, insieme ad altri commentatori internazionali, stanno continuando a ripetere che Bin Laden non sarebbe morto nel Blitz perché non ci sono le foto. Gli Stati Uniti non rilasciano le foto, quindi le foto non ci sono, quindi Bin Laden non è morto. Questo lo può affermare chiunque, ma non lo può affermare un complottista. E ora vi dimostro perché. Cosa sostengono i complottisti riguardo l'11 settembre? Che l'aereo che si è schiantato sul Pentagono in verità non era un aereo, ma era un missile. Ora ci sono delle foto che dimostrano che ci sono dei rottami di aereo sul prato. Il complottista cosa dice? Queste prove non valgono perché gli americani sono in grado di produrre foto false. Contemporaneamente, oggi, 10 anni dopo, i complottisti sostengono che Bin Laden non è morto perché non ci sono le foto. Cioè sostengono che gli americani non sono in grado di produrre delle foto fasulle di Osama Bin Laden morto. Cioè, non dicono che non è morto in assoluto, dicono che la ragione per la quale non è morto è perché non ci sono le foto. Perché queste due cose non stanno insieme? Perché da una parte i complottisti sostengono che gli Stati Uniti 10 anni fa erano in grado di fabbricare foto false di rottami di aereo su un prato davanti al Pentagono, davanti agli occhi di migliaia di persone e in pieno giorno. Dall'altra parte, i complottisti sostengono che gli Stati Uniti non sono in grado di produrre una foto di Bin Laden morto nel chiuso del suo compound, in una situazione assolutamente controllata, in situazione di luce precaria. Non si può sostenere contemporaneamente che la ragione per la quale vanno invalidate le prove della tragedia dell'11 settembre e che non valgono foto, filmati perché tutto può essere taroccato, figurati se gli Stati Uniti non ci riescono. Dall'altra parte invece si deve sostenere che gli Stati Uniti non sono in grado di produrre una foto anche farlocca, finta, di Bin Laden morto e sono costretti a dire che non la danno perché hanno paura che ci siano delle reazioni internazionali. Quindi queste due cose insieme non possono stare, nonostante tutti gli sforzi dei complottisti, queste due cose non possono essere vere contemporaneamente. Quindi delle due cose l'una. O i complottisti sostengono che l'11 settembre sia stato un complotto, grazie al fatto che gli Stati Uniti possono falsificare tutto, oppure sostengono questa cosa qui, cioè che Bin Laden non sarebbe morto, che quello è stato un teatro comunque sia. Una roba finta perché non ci sono le foto. Quindi che gli Stati Uniti non sono in grado. Quindi non si possono affermare contemporaneamente questa cosa e contemporaneamente dire che l'11 settembre è stato un grande complotto. Grazie.